parte dei versi, grazie, lo spezzolo lo tiene dai suoi discepoli e dice: prendete e mangiatelo, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Thank you.
Maria è autrice dell'Eucaristia. Se vogliamo riscoprire di tutta la sua ricchezza il rapporto intimo che lega Chiesa ed Eucaristia, non possiamo dimenticare Maria, madre e modello della Chiesa. Nel racconto dell'istituzione dell'Eucaristia, la sera di giovedì santo, non si parla di Maria, ma al di là della sua partecipazione al convegno eucaristico, il racconto di Maria con l'Eucaristia si può direttamente delineare a partire dal suo atteggiamento interiore. Maria è donna dell'Eucaristia con l'intera sua vita. Maria è donna dell'Eucaristia non solo all'inizio, ma in tutta la sua vita. È completamente proiettata verso il rendimento di grazia a Dio. Maria è l'anima di un'icona dello spirito che vive davvero l'Eucaristia. Anche a noi, ogni volta che partecipiamo all'Eucaristia, è chiesto di aprirci dal mistero di Dio, disposto per prima nascondersi sotto i segni del pane divino e di non tenere questo dono per noi stessi. Maria è modello dell'umanità, l'uomo è il sacramento genera, il sacramento genera, perché l'Eucaristia non si pone a vivere da solo, chiama sempre alla comunione fraterna. Guardando un po' di più Maria, si è aiutata a ricordare tutto questo. Donna Centrale, o Maria, tu rappresenti la fede come giovinezza del cuore, come bellezza e disponibili attesa di ciò che verrà. Tu sei la terra che ha partorito di questo, la terra fertile dove il seme ha fruttificato 100 volte tanto. Aiuta la Chiesa a essere uno spazio di fede, di raccoglimento e di silenzio. Insegnaci a stare di fronte al Signore, a camminare con Lui e a inginocchiarci davanti a Lui. Donaci ancora Gesù, il Dio fatto uomo, il Padre Cristo, il criterio e l'obiettivo fondamentale del nostro pellegrinaggio. Sono accorsa e guida dalla Chiesa, che in comunione di fede